Il Crotone batte il Cagliari e lo aggancia in classifica, entrando di diritto tra le squadre in corsa per la promozione. Una doppietta del calabrese Sculli nel primo quarto d'ora mette in condizione la squadra di Papadopoulo di gestire la gara nei rimanenti 75 minuti. Il Cagliari invece, dopo aver subito i due gol su palla inattiva, si riorganizza e comincia a fare gioco trascinato da un ottimo Daniele Conti. Suaso però non è preciso in zona gol, così come il suo collega di reparto Cammarata, che svirgola in chiusura di primo tempo la palla del possibile pareggio. In apertura di ripresa il Crotone prova a chiudere la partita con Giampà, ma Scarpi con una prudenza tiene in vita le speranze di pareggio della squadra di Bellotto. Speranze che crescono quando Beghetto al 28esimo accorcia le distanze con questo bel colpo di testa in avvitamento. Il Cagliari nel finale prova il tutto per tutto, ma le occasioni migliori per segnare sono ancora per il Crotone, che sfiora ripetutamente il gol del 3-1.